Allora, su mi prepara il tiramisù perché domani è il compleanno del figlio. Allora, vediamo come la fai, Sumi. Ciao ragazzi, sono Sumi. No, vabbè, io faccio il tradizionale tiramisù nonostante io ho il Bimby che lo fa pure egregiamente, però mio figlio vuole quello fatto da me. Ok, E figlia e usiamo, mamma, figlia e mamma. usiamo 5 uova. 5 uova. Ah, lei, guardate che cosa c'ha. Mica boba o micio micio, eh. Sì, separiamo il È bianco. separato il bianco dal... Scusate, Maya, Maya, scendi. vai via. Non si fa prima come facevano le casalinghe di una E volta? mi si spacca tutto. Ecco, vedi? Vedi Ecco. così? 5. 5 uova. Il motivo per cui usa questo aggeggio, perché se nell'albume va un pochino di rosso, Non si monta a non neve. si monta, l'albume non si monta a neve, quindi ecco la ragione, non perché lei abbia, scusate queste Ah, ingombranze. scusi. Allora, 5 uova, qui Poi ci sono 120 grammi di di zucchero. zucchero e qui abbiamo il mascarpone. Adesso prendo la frusta. Vedi che è andata nella tua borsa, Maya. Chiudi, chiudi. Maya! Chiudila. Maya è... Chiudila con... No, non si può chiudere. Ah, no, si chiude. di zucchero e 5 uova e montiamo. Poi metto mezzo chilo di mascarpone. Dietetico. Ma secondo te si può fare con lo yogurt greco quello E non è intero? più tiramisù. Bimby si può fare anche, però viene molto molto pesante la crema. Però non è malvagio, eh? Però io preferisco il tradizionale. Panna, perché c'è gente che ci Ok, mette no, panna. perché alla fine se devi fare una cosa che è, voglio dire, calorica e tutte queste cose qua, meglio farla una volta sola, ma farla buona. Cioè, Certo, almeno tutte le ci alternative, affoghiamo in un mare come grande. la parmigiana Non grigliata, grigliata, cioè è un'offesa per la cioè, parmigiana, voglio si dire. mangia una volta l'anno, ma la mangi buona, Ma la mangi come giusto? se fritta, Esatto. soprattutto. Maya, Maya. scendi. Maya, Guardate. vai via. E Sì, Maya ci prova lei. mettiamo. C'è da aggiungere altro? Allora, dopo questo c'è da montare a neve il bianco dell'uovo. No, in questo No, no, infatti. in questo no. Nella crema no. Nella crema c'è da aggiungere solo il bianco dell'uovo montato a neve. Ora montiamo l'albume. L'albume è aggiunto un pizzico di sale per aiutare La montatura. la montatura. Uova fresche Di oggi di del oggi contadino, del contadino. ma non monta. Sto pensando che può darsi perché l'uovo È temperatura è a ambiente. temperatura ambiente, questo potrebbe essere uno dei motivi. Maya. Miau. E adesso vi fa 5 uova, verina. Vediamo se non montano neanche queste. Saltato il tiramisù per Karim. L'ho suggerito, non so se è andato bene. Adesso ha messo gli albumi in frigorifero in maniera che si freddano un po' e nel frattempo in zuppe ti metti avanti con l'altro, giusto? Sì, inzuppiamo i biscotti. Inzuppiamo i biscotti adesso. E aspettiamo che si faccia un po' Fai freddo. grrr. Che Grrr. inzuppiamo i biscotti, i Intanto che aspettiamo, savoiardi. intanto che aspettiamo che l'albume si freddi. Vabbè, non si fredderà del tutto, però ci proviamo un po'. Se non mi Cioè. sbaglio, questo è il motivo per cui non ha montato. Che io di solito le uova le tengo in frigo, mi ha sempre montato.
Oggi, cioè, erano arrivate adesso le uova che me l'ha portate dal contadino, quindi non ho fatto in tempo a metterle in frigo. Credo che sia questo il motivo. Se voi sapete quale sia il reale motivo, qualcuno di voi lo sa, ce lo faccio. Di solito non mi succede mai, perché io lo faccio spesso e volentieri il tiramisù. Ho sempre usato questa procedura. Infatti ci metto sempre un pizzico di sale nell'albume e monta sempre. Sai che è successo anche a me però con il brick di albumi, quando quello comprato per quando faccio, però lo tengo sempre in frigo. Non ho capito perché non si è montato. No. Forse perché quello è pastorizzato, ma non vorrei dire una bagianata. Ma sì, ce la faremo. Sì. Ok. Quindi uno strato è fatto, adesso proviamo a montare. Dai, sì. Sta montando. Dopo 10 uova. Yeah. Yeah, è montato, evviva. Adesso mischiamo. Va mischiato molto piano, altrimenti si smonta. Certo, questo ce lo dicevano le nostre mamme. Il couscous. E quando lo faccio, lo faremo volentieri, solo che la procedura è un po' lunga, perché il couscous che faccio io è quello originale, proprio marocchino, sì. Non quello che mettete voi l'acqua e si gonfia. Cara mia, per questo dicevo, c'è da fare. Abbiamo pizzato 5 uova. Appizzato significa, come dire, smenato. Perso. Sprecato. Non si spreca perché domani ci faccio i biscotti. Però che vuoi? La metina. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare, si dice, no? Giusto. E tra un po' insegnerò pure a te di nuovo il lametino. Quello buono. Splash. Mettiamo la crema abbondante. Perché? Due strati. Ah, beh, insomma, no, perché pensavo uno solo. No, faccio due, cioè uno strati e poi il topping sopra. Sopra basta, okay. Sì. Perché ne è tanta di crema, eh. Sì, ma l'ho fatta apposta perché lo vuole bello ricco. È proprio micifico. Cool. Facciamo il secondo strato di biscotti. Io non ho voluto assaggiare la crema di mascarpone. Ho assaggiato io per lei. Perché lei è la salutista della situazione. Ma no, perché non è una cucchiaia salutista. Perché se poi ne assaggio un pochino, cioè ne vorrei succede? Mangiare una tazza. L'ultimo. Ok. Spadellata di crema. Mi ricordavo, una volta l'ho mangiata a Shanghai, facevo un ristorante italiano, però assieme al caffè aveva messo del liquore che a me non piace e sono stata malissimo perché non bevo. Io odio quel retrogusto alcolico. Dio mio. E c'è chi ci mette, non so se è brandy o marsala, non mi ricordo, non lo so che cosa mi, però mi sentì male, ecco perché mi è rimasta un po' quel ricordo. A me non piace, c'è chi ci mette il liquore, chi bagna proprio i biscotti con caffè e qualcosa di alcolico che non ricordo se è brandy o maraschino. Bravo, non lo so, qualcosa del genere. E io odio tutti i dolci a base. Il Baileys. Il Baileys mi piaceva. A me il Baileys piace. Una volta mi sono ubriacata di Baileys. Ma quella è una botta calorica, sì. E stomaca un po'. Come hai fatto a ubriacarti di Baileys? Non lo so. Perché è stomachevole. Da ragazza di Cointreau. Cointreau è una bomba.
cose di collegio, insomma, era fatta apposta. Anna Rosa, la birichina. Birichina. Hai fatto la monella, eh? No. Quando mai? Lecchiamo qua, che peccato. Che il mascarpone costa. Con la leccarda. Si chiama leccarda questa, sì. No? Sì. Leccarda, sì. Io la chiamo spatola. Però tu chiamala come vuoi, Anna. No, dovrebbe chiamarsi leccarda. Sì, hai ragione. È l'aggettivo più azzeccato. No, il nome più azzeccato, non è un aggettivo. Perché leccarda è colei che lecca. Vabbè, perdonatemi. No, vabbè, sono africana io, voglio dire, sono africana, ragazzi. No, ma figurati, ne libero tante pure io, figurati. Ma si può leccare la leccarda? Ma certo, si chiama anche leccarda, in diretta? Anche, si chiama leccarda perché può essere leccata. Ragazzi. E l'utensile per leccare. Vabbè, va. Cioè, basta. È fatto. Questo è tutto pulito. Sì. Con la leccarda. E mi stavi dicendo? Che cosa? No. Che il cacao si mette domani. Adesso, quindi dormo qua stanotte per vedere la cosa come. No, vabbè, immaginatevelo. Okay. Ti mando la foto. Certo. Con no, un video di ripresa così. Ah, voglio vedere com'è finale. Tra makeup artist, anche cuoca. Non so solo truccare, ma so anche cucinare. Oh, beato chi ti sposa. Cercate mio marito. Patrice seriale di tutto il tiramisù. Maya, lascia la borsa. Lascia la borsa.